Non vorrei sinceramente iniziare questo mio brevissimo intervento perché vi prometto che non mi prenderò mezz'ora, perché molto è stato detto, però non posso che non ringraziare gli organizzatori, in particolare il professor Assennato, perché tanti convegni ambiente e salute abbiamo fatto, anche noi in istituto ne abbiamo organizzati recentemente sia a livello internazionale che nazionale, ma questo è stato particolarmente, come posso dire, finalizzato proprio, e per questo è la sua forza, finalizzato a questo messa a punto di un sistema integrato. E mi associo a quanto diceva Giorgio sulla nefandezza di quel referendum. Su che? Sulla nefandezza del... Però, vabbè, dicendo però, scusate, volevo dire che sono passati 20 anni, si sono maturate tante esperienze positive, quindi oggi possiamo ricomporre quello che allora è stato scomposto in un modo sicuramente, è stato separato, in un modo sicuramente più avanzato e più proficuo di quello che fu. E quindi... tutto sommato potrei concludere e dare, e visto che il mio intervento era su conclusioni e prospettive, semplicemente dicendo che oggi il titolo del convegno lo potremmo cambiare in ambiente e salute nelle attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nelle attività delle ASL, nelle attività degli ZS. Esperienze, nuove sfide e proposte operative, perché queste sono conclusioni e prospettive. Però per entrare un minimo di più nel dettaglio delle valutazioni di questa giornata e mezzo, di questi circa 2 giorni di lavoro, visto che ieri non è stato un pomeriggio, ma è stato un pomeriggio sera, quindi praticamente quasi 12 ore, quali sono state le problematicità che sono emerse? Sulle 3 fondamentali aspetti su quali ci siamo concentrati in queste giornate: valutazione del rischio, aspetti tossicologici, indagini epidemiologiche. Innanzitutto che in questi 3 aspetti sono estremamente complessi, che richiedono delle expertise specifiche e che queste non si improvvisano. Valutazione del rischio, abbiamo visto come è influenzata da molteplici aspetti, da molteplici fattori, che ne possono far variare anche considerevolmente le risultanze. Quindi io su questo aspetto della valutazione del rischio, siccome la mia esperienza negli ultimi anni fondamentalmente è specifica, al di là della direzione di dipartimento, ma la mia esperienza specifica si è svolta nel settore delle bonifiche, sto vedendo che oggi da molti viene considerata l'analisi di rischio soltanto la mera applicazione di un modello, si mettono 4 dati di input standardizzati, si aspetta il risultato e quello è. Quella è una modellizzazione, una standardizzazione che pregevolmente il gruppo di lavoro coordinato da ISPRA, a cui abbiamo partecipato attivamente, ha elaborato, ma è una modellistica che si applica in un contesto particolare di una norma, ma non si esaurisce lì la valutazione del rischio, come abbiamo visto nelle molteplici relazioni di questi giorni. E come una valutazione del rischio è un qualcosa di più complesso che non potrà che richiedere una concomitanza di expertise per la scelta dei dati di input e per la valutazione dei risultati che da essa derivano. Gli aspetti tossicologici, la problematicità della valutazione dose risposta applicata a più sostanze, la valutazione di eventuali effetti sinergici, su questo ancora moltissimo c'è da lavorare anche a livello proprio di ricerca scientifica, a livello nazionale e internazionale, perché voi sapete che lo studio della dose risposta applicata a più sostanze e la valutazione di eventuali effetti sinergici ad oggi è relegata a pochissimi casi e richiede anche qui sicuramente un grande approfondimento a livello scientifico e di ricerca. Le indagini epidemiologiche,
Ecco, su questo anche il dottor Comba, che è noto epidemiologo ambientale, si sente un notevole brusio che è difficile, sul quale è difficile parlare. E, dico, per le indagini epidemiologiche anche queste richiedono expertise che non si possono improvvisare, e abbiamo visto come è importante che queste siano che utilizzino non soltanto uno studio, non soltanto un set di dati, perché tutti i dati disponibili debbono andare a concorrere alla valutazione complessiva, quindi non solo la mortalità per causa, la morbilità, quindi attraverso l'utilizzo delle SDO, le incidenze attraverso i registri tumori e anche l'utilizzo dei CEDAP, quindi dei certificati al parto, possono essere utilissimi, perché poi tutte queste valutazioni devono andare a concorrere a una valutazione complessiva dell'effetto, quindi e dell'eventuale danno. Quindi non soltanto su questo, in effetti è stato più volte detto da vari relatori che la necessità è del mettere insieme più studi epidemiologici con expertise specifiche, sempre in una concertazione complessiva delle varie componenti. Un aspetto problematico sul quale poi non so oggi dare una risposta sinceramente, perché è sicuramente un aspetto problematico che è stato posto da una domanda questa mattina soprattutto, e da alcune relazioni anche specialmente dal dottor Forastiere, che gli stessi valori limite, quando si vanno ad analizzare, a valutare rispetto a un livello di accettabilità del rischio ritenuto tale, anche questi vengono messi in discussione. Ma perché? Perché i valori limite nascono sicuramente da una base scientifica, da una valutazione di rischio, ma poi vengono adattati anche per renderli applicabili a specifici contesti geografici, territoriali, antropici. Quindi subiscono poi degli adattamenti proprio per far sì che poi siano applicabili e che non rendano tutto fuori legge, a intere aree fuori legge. Quindi indubbiamente questa è una problematicità sulla quale merita un approfondimento. Direi che questi sono gli aspetti, no, sui quali in questa giornata e mezzo ci siamo concentrati e che meritano e che richiedono un maggiore approfondimento e anche del settore della ricerca. Prospettive future, come vi dicevo, appunto il titolo del convegno potrebbe essere quello di un'attività, un ambiente e salute nelle attività non solo delle agenzie, delle ARPA, della protezione ambientale, ma nelle ASL, negli ZS. Perché dico anche gli ZS? Perché nelle valutazioni del rischio quasi sempre manca l'aspetto alimentare, che invece è determinante, come abbiamo visto, soprattutto per alcuni inquinanti. La via di esposizione maggiore per l'uomo è proprio la catena alimentare. E quindi la prospettiva futura ovviamente cosa dovrà portare a questo approccio integrato tra tutte le componenti ambientali, sanitarie, e quindi anche per la parte sanitaria deve essere compresa la parte alimentare, e servono quindi delle linee guida standardizzate a livello nazionale. Quindi si deve risalire a un livello nazionale rispetto a un livello regionale. Su questo ci stiamo concentrando, devo dire. Adesso non c'è più la collega del Ministero della Salute, la quale tanto si sta battendo personalmente, però, per arrivare affinché il Ministero della Salute si faccia partecipe e organismo, come posso dire, propositivo
proprio nell'ambito dell'elaborazione di linee di guida a livello nazionale. Abbiamo presentato insieme ai colleghi anche di Ispra e di moltissime regioni l'anno scorso un progetto CCM che però non è stato approvato, proprio che aveva la finalità di arrivare a linee guida nazionali. Quest'anno però abbiamo un CCM che è stato finanziato, che è capofila la regione Emilia Romagna, dove c'è anche l'istituto per elaborare linee guida nell'ambito del progetto Vispa, che però vede anche una linea di ricerca finalizzata alla messa a punto di linee guida nazionali, e veramente speriamo di poter arrivare a elaborare dei criteri, perché come diceva il professor Assennato non serve né fare leggi né andare a livelli di estrema complessità, ma servono delle linee guida condivise da tutto, dalla componente ambientale, dalla componente sanitaria, una modellistica standardizzata quando questa debba essere utilizzata, e che permetta appunto di utilizzare, di arrivare alla definizione di una RIS, da poter considerare quindi la componente salute all'interno delle autorizzazioni integrate ambientali, all'interno della valutazione di impatto ambientale, perché una delle domande è: ma quando dobbiamo fare una RIS? Prima, durante, dopo la costruzione di un impianto, di una grande infrastruttura? Sicuramente potrà essere fatta prima, durante e dopo, ma il prevederla all'interno, nella fase dell'autorizzazione integrata ambientale, della valutazione di impatto ambientale, è l'unico modo per poter sperare in un prossimo futuro, e mi auguro veramente prossimo futuro, di andare a ricomporre quegli oltre 300 ufficialmente conflitti ambientali aperti in Italia, che stanno paralizzando il nostro settore, il nostro mondo, la nostra possibilità di progredire nell'evoluzione economica di questo paese. E anche abbiamo bloccati non solo quindi progressione economica, non soltanto impianti produttivi, ma anche basti pensare a tutta la problematicità nel mondo della gestione dei rifiuti. Non riusciamo più a costruire un impianto, qualunque esso sia, anche quelli finalizzati al recupero, no? un impianto di compostaggio, sono bloccati anche la costruzione di impianti di compostaggio. Per dire, insomma, siamo arrivati a degli elementi, a un punto veramente complesso. Quindi direi che dovremo andare, concludendo, andando alle conclusioni, andare sempre di più, spostarci dalla valutazione del danno alla valutazione dell'esposizione, come è stato detto da Forastiere, dal dottor Bianchi, perché è lì che dobbiamo fare le nostre, per poter fare delle valutazioni di rischio prospettiche. Quindi migliorare sempre di più la valutazione dell'esposizione attraverso anche, e qui sottolineo l'anche e non solo, studi di biomonitoraggio umano, che sono importantissimi ma che non sempre necessitano, bisognerà farli in casi specifici, saperli ben progettare e soprattutto saperli ben comunicare, e nella progettazione prevedere già cosa si dovrà fare, quindi il follow up di coloro i quali risulteranno avere dei livelli corporei più elevati, perché uno dei grandi limiti di questi studi di biomonitoraggio che stanno proliferando è quello che dopo non si sa né come comunicarli, ma soprattutto cosa fare. Quindi valutazione dell'esposizione non è soltanto biomonitoraggio umano, e ove questo necessiti, questo deve essere ben progettato. Un esempio sicuramente importante è quello che ha citato Ennio Cadum sull'inceneritore di Torino, dove per esempio proprio la progettazione è stata estremamente complessa, ha richiesto tempi lunghi quasi quanto l'esecuzione, proprio perché all'interno del disegno dello studio ci sono tutte le componenti anche di eventuali poi comunicazioni, follow up, eccetera. Abbiamo
E concludo con ottimisticamente che secondo me queste due giornate, questa giornata e mezzo, quasi due giornate, hanno già dato una hanno già fatto vedere come le componenti ambientali e sanitarie si stanno sempre di più riconiugando. Quindi io sono personalmente assolutamente ottimista, anche perché probabilmente provenendo dall'istituto, dal Dipartimento Ambiente e Prevenzione Primaria, che veramente ho l'onore di dirigere, noi nasciamo dalla fusione di tre laboratori, uno che si occupava d'ambiente, uno che si occupava prevalentemente di tossicologia applicata, epidemiologia e tossicologia ambientale, e veramente questa fusione ci ha permesso di sempre di più di esprimere pareri che non sempre probabilmente saranno a livelli elevatissimi, però spesso riusciamo anche a fare degli interventi di sanità pubblica e unitamente agli enti territoriali, e vedi alcuni casi, Taranto e Brescia, per esempio, nei quali noi stiamo lavorando, sono estremamente due casi molto diversi tra di loro, però dove li possiamo portare ad esempio proprio l'approccio integrato tra tutte le componenti territoriali e nazionali, come vi dicevo, ambientale, sanitaria, alimenti e mondo della ricerca, Brescia, anche Taranto, la partecipazione di università ai tavoli tecnici di concertazione indubbiamente comporta un elemento in più. Io chiuderei qui, grazie.